Eccoci qua ragazzi, mi trovo in un luogo abbastanza abbandonato, ma chi c'è stato magari lo riconosce, diciamo tra Santa Severa e Santa Marinella. Allora, diciamo che non volevo fare questo video perché già ne ho fatto un altro sul canale, ne dovrei aver fatto un altro sul canale se non sbaglio, comunque già ci sono stato più volte qui. E diciamo è abbastanza pericolante, ma stavolta probabilmente me ne sono perse le altre volte in passato. Ci sono dei ritagli di giornale, ragazzi, del, non so se leggete, aspettate che cerco di mettere a fuoco, 6 gennaio 1969, cioè, e tra l'altro mi sono riempito, guardate qua, mi sono riempito anche la sacca stagna di tutti questi ritagli di giornale. Perché sono interessantissimi, si vedono tipo, cioè insomma, cavolo, un giornale del 69, fighissimo, cioè voglio andare a leggere tutte le innovazioni dell'epoca, insomma. Come vedete sta a pezzi, è stata chiusa, però comunque non lo so, i vandali in ogni modo cercano sempre di aprirla. Non è da qui che sono entrato, dall'altra parte non c'è per niente la rete. Guardate qui, interessantissima pure questa cassaforte che è stata provata ad aprire, cioè chissà quante volte ci avranno provato ed è rimasta chiusa tutti questi anni, nonostante sia un tocco di ruggine. Ma ho provato con la torcetta, comunque a vedere dentro non c'è un cazzo. Quindi niente. La cosa interessantissima però invece che mi ha fatto scattare a fare questo video, ragazzi, lo sapete qual è? Ora la faccio vedere. Una cosa fighissima, che innanzitutto non c'ho neanche la luce che funziona del telefonino e quindi mi dovrò mettere alla luce. Allora mi metto praticamente, per farvi capire, questa è una